Allora, attenzione, ero qui che mi stavo facendo un attimo di relax perché ho un po' di giramento di testa. Sapete che io soffro, lo sapete, ve l'ho già raccontato, eh? Problemi di giramento di testa, mannaggia. E leggo un po' di articoli, ok? E questo mi fa venire il nervoso in un modo tale che alla faccia del giramento di testa, ma io faccio comunque un video. Allora, la prima esternazione pubblica, diciamo, di Ilaria Salis, eletta europarlamentare, è stata, non so se l'avete sentita, quella sull'occupazione delle case, cioè lei ha occupato una casa, tipo 90.000 euro da pagare, perché non ha mai pagato l'affitto. E cosa è venuta fuori a dire? È venuta fuori a dire, no ragazzi, è giusto occupare le case, perché? Perché il comune, in cui in questo caso lei parla soprattutto del comune di Milano, non è mai andato incontro alle esigenze dei cittadini, della povera gente che non ha una casa. Allora, attenzione, la povera gente che non ha una casa è in lista d'attesa, ci sono delle liste per avere l'assegnazione di queste case. Quindi io, se sono una di quelle persone che sono in lista per attendere di avere una casa, non vado a occupare, aspetto il mio turno, ok? Aspetto il mio turno che si pensa arriverà prima o poi, e quando tocca a me prendo la casa popolare che mi viene data. Secondo, comunque, allora, non è che perché tu non hai la casa, a me dispiace perché io lo so che ci sono persone che non hanno una casa, che magari fanno fatica a fare un mutuo perché non hanno un lavoro, perché sono state licenziate e via dicendo. Però questo non permette a te di andare a occupare la casa di una persona che invece la casa magari l'ha comprata, la mette in affitto, o anche se non la mette in affitto, ha tutto il diritto di tenerla lì e di farsi quello che vuole. Io, guardate, vi faccio l'esempio nostro perché noi, la nostra figlia, abbiamo comprato un appartamentino a Milano. La teoria era che lei andasse lì per l'università, poi le cose sono cambiate comunque, ma abbiamo detto prendiamolo perché come investimento, no? I soldi in banca, insomma. Rimane un investimento suo da questo punto di vista, cioè non è che perché allora uno non ha la casa va e occupa casa mia perché io non ce l'ho e quindi ho tutto il diritto di avere una casa. Allora, hai tutto il diritto, guardate che la libertà di una persona finisce dove inizia la libertà di un'altra persona. Quindi, se tu non hai una casa, mi dispiace, ma questo non vuol dire che tu debba andare a occupare le case degli altri, ok? Quindi io mi chiedo veramente, cioè io non parlo di politica e lo sapete, però in questo caso davvero mi chiedo come sia stato possibile che una persona del genere, che comunque era in carcere perché comunque ha commesso dei reati e anche non li avesse fatti, comunque a 90.000 euro da pagare di affitto, com'è possibile avere mandato questa persona alle elezioni? Com'è possibile averla votata? Com'è possibile adesso che sia lì come europarlamentare? Io davvero non ho parole, veramente. Questo insegniamo ai nostri ragazzi. Cioè io mi faccio una testa così per insegnare che l'onestà è la cosa più importante, il rispetto degli altri, il rispetto dei diritti, il rispetto delle regole. E poi ho questa che ha 90.000 euro da pagare e che quando diventa europarlamentare dice occupare le case è un diritto per chi non ha una casa. Ma siamo pazzi? Davvero, io non ho parole, sul serio. Ditemi cosa ne pensate.